Buongiorno, siamo con Emanuele Franz qui a Moggio, editore e scrittore che ha così fatto una, diciamo, un'iniziativa particolare e lui ci spiegherà i motivi di questa scelta. Grazie, io ho voluto realizzare questo progetto, fra virgolette, un po' estremo, lo capisco, ho commissionato a un carpentiere, un muratore, il lavoro di chiudermi in un vano di 1,5 m x 2, 3 m² perché voglio rappresentare in modo allegorico la condizione umana intera, che è a suo modo morata viva. Abbiamo tutti i muri invisibili, viviamo nell'epoca in cui gli strumenti di comunicazione, la tecnologia hanno raggiunto il trionfo assoluto, eppure siamo incapaci di ascoltarci, di comunicare l'un con l'altro. Era in uso nel Medioevo, nell'Europa medievale, per certi anacoreti farsi murare vivi, naturalmente era una scelta rispettata dalla comunità monastica e anche da intere città, venivano assistiti, curati da una servitù, quindi non è assolutamente una condanna a soffrire o una tortura. È un progetto delicato, io sono tumulato qui già da 4 giorni. Ecco, quanto tempo pensa di stare ancora in questa condizione? È difficile perché è molto delicato, inizia un po' a pesarmi la mancanza di aria aperta, di passeggiate. Ecco, grazie agli amici che mi assistono ogni giorno riesco a far fronte a questa situazione. Però il momento opportuno per pregare e trovare uno spazio interiore è questo. Dare un invito alla riflessione. Che cosa vuol dire essere uniti? Abbiamo perso il senso della comunità oggi e per riscoprirlo dobbiamo guardare dentro noi stessi.